Ciao ragazzacci, sono Amici 35, siamo qui su Ducati The Official Game anniversario, 90° anniversario. Cazzo di nome stupido. Allora, ho sbloccato, ho fatto, ve lo dico onestamente, non ho bisogno di fare il pro del cazzo, ho fatto questi due testa a testa con la difficoltà media, perché altrimenti quei testa a testa sono impossibili proprio da gestire. Allora, che moto abbiamo? Abbiamo la Paul Smart 1000, la 998R, la 999R, queste sono motone. Categoria, che c'è in categoria A? Le 998, guarda che figata. Le 848 e il tricolore. Ah, dobbiamo vedere un po' di moto, dobbiamo vedere qua, qua c'è la S4RS, la 848. Quante moto abbiamo qui da fare. Ok, iniziamo con le prime due, veramente bellissimo. Secondo me ci divertiremo. Allora, qui abbiamo la Polo Smart, la guardiamo la Polo Smart. La chiamo sempre Smart. Ma chi se ne frega, facciamoci sti due. Facciamoci, no, testa a testa però no, allora facciamoci la Polo Smart. Facciamoci Misano con la Polo Smart 1000. Testa a testa mi rompo un po' le palle. Allora, Naked. Raccomandatelo come cazzo vi pare. Ok, facciamoci questa. Questa è bella, se deve essere secondo me rifatta in edizione limitata. Tipo, l'hanno fatta per lui. Secondo me l'hanno fatta per ritornare un po' al passato. Opzioni gara, mettiamo reale e fisica pro e facciamo gara. I testa a testa sono praticamente impossibili da fare se non modalità di media, neanche difficile, media. C'è qualcosa di incredibile, bella questa. Non ne ho vista mai una, però dal vivo. Però è bella, sapete qua a Bologna è facile vedere queste moto. Visto molte le mostre le vedi tranquillo. 748, 998, le Desmo 16, queste cose qua le vedi. Questa qua non l'ho mai vista invece. Strano, no? Strano. Perché non l'ho mai vista? Ma chi lo sa. Poi le vedi magari mentre sei in pullman, le vedi che pasti sorpassano e sono fighe da vedere. Questa qui è una moto molto da una cafe racer, quindi è una moto da andare al bar a fare il figo, ecco, al centro. Non è una moto da divertirsi in pista. Però guardate qui, primo, bella, mi piace. Le moto che mi fanno vincere mi piacciono sempre di più. Allora, facciamoci questo Misano poi ve l'ho già detto, mi piace a me come tracciato. È un tracciato che mi piace, secondo me è fatto molto bene. Poi non sono capace io a farlo bene, è un'altra cosa, però mi piace molto. Bella sta moto, sapete che non sbanda, non si muove. Ve l'ho detto, è una cafe racer, quindi è una moto da... Neanche Cafe Racer, è un po' strano questo qui per essere... Sì, però ci sta, perché comunque è una moto che costa tanto, è una moto in edizione limitata, sì. Ci sta bene questa definizione. Poi vediamolo qua, sì, dai, guarda che figata. Molto bellina. Guardiamolo davanti. Sì, vabbè, poi devi richiamare la moto di Paul Smart. Perché lo chiamo Smart? Perché forse è smort da un bel pezzo. Questo Paul è smort, quindi lo chiamo Smart. Ok, qua non volevo frenare. Bella sta moto. Poi portata a Misano, secondo me è il massimo. Ok, qua mi sono dimenticato di frenare. Infatti la moto era partita per cadere. Non c'ha neanche una grossa potenza, perché comunque non la vedo sbandare tantissimo. O non ha una grossa potenza, oppure è un telaio molto buono. Quando le moto sono stabili, o hanno poca potenza, come la Kajiva Mito, o ha un telaio molto buono, come la Kajiva Mito, che comunque le due cose vanno di pari passo, quindi non è che avesse chissà quale... Cioè, o il telaio è molto buono, o ha poca potenza, vuol dire che il telaio è sempre molto buono. Allora, facciamo bene, mi piace, Misano poi è una pista che mi piace, forse perché è in Italia, non è neanche... No, è in Italia, perché io ho sempre pensato che Misano è il Gran Premio di San Marino. Però Misano... Boh... Sapete che forse Misano è a San Marino, vicino? Però lo chiamano il Gran Premio di San Marino. Forse è lì vicino? Boh, non lo so. No, non mi chiedete niente. Non voglio sapere niente io. Mi piace stare così ignorante. Gli ignoranti sono più felici. Non so quanti di voi... cosa avevo fatto? Non so quanti di voi lo sanno, ma gli ignoranti sono molto più felici. Guardate qui, siamo fisica reale. Loro sono 20 km indietro rispetto a me. Cioè, no, non so, ma non possono prendere uno qualsiasi di videogiocatore, anche il più scarsino, che potrei essere io, e dio, provami sto gioco, vediamo se può andare o non può andare. Cioè, prendete uno bravo, dite cazzo, se questo bravo vince così tanto, dobbiamo un po' alzare i parametri. Invece no, la Valle sono sempre così, è sempre così. Fatela una volta, un investimento, quanto potrò chiedere? Cioè, se facciamo un po' un ingaggio. Milestone, se mi vuoi ingaggiare, ti chiedo 100 euro le spese di per arrivare al tuo studio, basta. 100 euro, neanche, 100 euro e vengo gratis. Mi paghi il treno e basta, e vengo. E ve lo faccio io, vi faccio una prova, che cazzo. Non è possibile che tutti i giochi abbiano una difficoltà sballata. Guardate qui, io sto dando 30.000 km.
a reale, fisica pro, non so più cosa mettere. Va bene, c'ho il cambio automatico, ma che cazzo se ne frega? Cioè, il cambio è in moto è sul... qua ho sbagliato. Ecco, poi incomincio a sbagliare perché mi distraggo, perché mi distraggo. Poi ovviamente lui è a 2 secondi dietro. Poi mi sto distraendo adesso che è in un modo incredibile, mo li sto aspettando praticamente. Cioè, non sto più correndo, ma sto cazzeggiando tantissimo. Ok, guarda com'è bella. Mi piace questa moto qui, è una moto particolare, è una di quelle moto che da... tenere sempre lucide, belle, belle, mi piacciono. Quelle moto lì mi piacciono anche le Harley. Però sì, quanto costano? Quanto costa la Harley? Ovviamente la H c'è, quindi bisogna farla sentire, mica siamo in italiano che l'H è muta. L'H in italiano non esiste, però nelle altre lingue si sente. Cioè in inglese si sente tantissimo che non c'è l'H davanti. Non è vero, perché poi ma neanche gli inglesi capiscono fra di loro, a volte. Appunto, perché infatti avete mai sentito uno italiano che dice fammi lo spelling del tuo nome? Mai, mai. Invece in inglese esiste lo spelling del nome, perché? Perché non sanno neanche loro quello che stanno a scrivere. Infatti è una cosa strana, se non vi capite neanche fra di voi cambiate. Invece diciamo che l'inglese in scrittura e in lettura è molto semplice, in parlato invece è molto difficile, anche perché poi esistono i vari accenti, cose incredibili. Ok, curviamo qui, sono andato fuori. Quell'erbettina lì è pericolosissima, mai si potrebbe fare una cosa così del genere nella realtà. Sta moto è lenta però, che cavolo. Sei lenta come la morte. Sei lenta. Ok, questa curva qui è particolarissima, molto difficile da fare nella realtà. Qui invece è una cagata. Qui siamo in un gioco poi, si sa. Oh. Chissà se riesco ad arrivare 3 secondi e 2. Ma ti rendi conto quanto io ho dato? Cioè neanche ci sto, sono da solo, sono. Meno male che è finita la gara. Comunque ho notato che qui su... a parte quando mi prende il vizio proprio, maledetto. Ma qui su questo gioco uso meno rewind. Vi ricordate quanto ne usavo su MXGP2? Quanto ne usavo? Tipo 30.000 al secondo. Qui, guardate qua. Non ne uso per niente, non ne uso. Ok, accelera tantissimo, tanto la moto... paura di sbandare con questa moto non ne ho. È una moto stabilissima, proprio inchiodata per terra, inchiodata. Sarà anche dovuto al fatto che ha degli ammortizzatori davanti che sono fantastici. Ok, così. Vai. Arriviamo impennando. Ce la facciamo ad impennarla? Ma che? E chi la impenna sta moto? E chi la impenna? Chi la impenna? Neanche se ci metti un click davanti riesce ad alzarla. Bella, bella. Io la chiamerei Café Racer più che Naked. Mi piace più così. Allora, facciamo continuo. Ovviamente abbiamo vinto qua. Difficoltà massima, quindi niente. C'è qualcosa di sballato nei giochi della Milestone. Che cazzo dobbiamo farci? Cioè, dico, Milestone, guarda 2 video su YouTube, vedi che le persone sono troppo brave, vuol dire che c'è qualcosa che non va. 3 giri con la post-mort, no. Questi qua sono di testa a testa, non mi piacciono. Facciamo i 3 giri. Nord America, categoria 7 km, sto cazzo, te lo faccio. Facciamo Almeria. Almeria, buh. Qual è qua la migliore? Com'è sto tracciato? Boh, normale. Fammi vedere, 5, 3, 8, 7. Ok, la 999 va molto di più. 6207, infatti va molto di più. C'è qualcuna 7? La 848 va meglio della 999? Ah no, ha più maneggevolezza dovuta al fatto che è più leggera. Ma io prenderei questa. Quale ci piace di più? Così, così, o così, 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 così. Mi piace di più con la scritta fila. Sì, mi piace di più, ci può stare. Facciamoci questo qui, 999, mai guidata la 999. Questa è una gran moto. Ecco, quando è uscito questo modello c'è stata una critica. Cosa c'è scritto là? Tipico della casa bolognese, sì, il traliccio tubolare d'acciaio. Infatti, tipico, tipico, tipico. Tutti i Ducati hanno quel traliccio lì. Allora, questa guarda che bella, però era bella, lo scarico lì messo dentro alla carena era veramente fantastico, veramente fantastico. Vai, 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 vai. Spingi bene, spingi che c'è la moto più forte del gruppo. Cioè, non è possibile che siamo ancora ottavi. Qua devo andare con una bella staccatona. Ok, staccatona. Questa moto si guida da favola, si guida. Se ne va da sola, se ne va. No, aspetta, che qua ho sbagliato. Qui a fare il pirla perché la stavo tenendo. Vabbè, ma stavo facendo il pirla. Ci può stare, fare il pirla ci può stare. Guarda che cazzo mi lascia per terra. Mi lascia mezzo chilometro di riga questa moto qui. Però sapete che non è gestibilissima, non riesco a portarla su questo tracciato, forse era meglio una moto più maneggevole. Però no, poi c'è un bel guarda qui, veramente sono limitatissimo con questa moto. Non riesco a spremerle fuori tutta la potenza che ha. Però veramente bella sta moto, veramente bella, cazzo. Cazzo, quanto va sta moto? Quanto va? Quanto va sta moto? Quanto va? Guarda,
Loro che moto c'hanno? Fammi capire che moto c'hanno, non riesco a riconoscerla di qui, anche perché vedo malissimo, vedo le loro moto. La mia moto è molto più dettagliata della loro. Guarda che non riesco a, stare là davanti, non riesco a stare nel gruppetto. Poi se faccio ste cappelle qui, maledizione. Sto cercando di tirare, devo imparare a non tirare oltre a quello che posso fare. Cioè io vorrei stare con loro, vero? Ma devo recuperarli. Non posso fare la loro strada. Devo recuperare col mio passo. Infatti mo me li scordo un po'. Guarda qui, guarda come è scesa veloce in curva. Guarda che... cos'è... No, aspetta, cos'è successo? Cioè è stata. E qui cos'è successo? Cioè qui non è... Ero accelerato uguale, tutto accelerato all'inizio. È come se avesse perso all'improvviso, cioè una chiazza d'olio. O c'ha la coppia molto in alto. Guarda, però no. Quanto mi sto divertendo con questa moto. Quanto mi sto divertendo. Magari non vinceriamo. Non vinciamo, lo dico già adesso. Però mi sto divertendo tantissimo con questa moto. Non è una moto, è una belva, eh. È cattivissima, eh. È cattivissima questa moto. Cazzo, aver fatto quegli errori. Magari se partivo bene, riuscivo anche a tenerli loro. Ok, sapete che vi dico? No, perché quando sbaglio troppo, sbaglio. Cioè, sono partito male. Troppo male. Recuperiamo le idee. Ero troppo convinto con la pose morte. Poi vedete, a volte vinco che è una bellezza, a volte non riesco più a recuperarli. Dopo che non li prendi all'inizio, non li prendi più. Cioè, se inizi a fare errori, il gioco ti penalizza tantissimo. Ok, vai così. Lo vedi adesso? Sempre quarto mi lascio. Si vede che questa moto non è quella giusta. Se no mi farebbe... Guarda, sto guidando benissimo. Loro che moto c'hanno? Mi sembra che il terzo c'ha la mia stessa moto. A meno che non sia la 848. Ok, guarda qui, la Nakamura. Ti puoi spostare gentilmente. No, è uguale. La moto questa è giusta la moto. Devi solo... Ecco, per esempio adesso, perché sono primo? Perché non sono caduto. Quando non cadi, il gioco ti aiuta tantissimo, secondo me. Mamma mia, che bello quando mi lascio le righe per terra. Mamma mia, che bello. Ok, ero proprio distratto appena sono partito. Nella prima gara ero stato distrattissimo. Invece adesso sono concentratissimo. Qua ho sbagliato tantissimo. Qui potevo anche non usarlo e l'avevo recuperata. Però l'ho preferito usarlo. Che non si sa mai. Usiamolo sto cazzo di coso. Vi ricordo che il traction control è su basso. Quindi non ce l'ho sul completo. Se lo mettessi sul completo sarebbe anche più facile probabilmente. Probabilmente lo potrei anche alzare. Anche perché queste moto hanno dei sistemi di gestione della potenza in accelerazione. Quindi potrei anche alzarlo, a essere sincero. Però vabbè, lo lascio così perché mi piace vederla scivolare. Mi piace vederla un po' impazzire la moto. Mi piace così, un po' cattiva. Vedete, quando fa sta cosa qui, a me mi piace. A me mi piace tantissimo. Perdo un sacco di tempo, però mi piace quando lo fa. Quando lo fa mi piace tantissimo. Quando io vedo la moto che si muove in quel modo, mi piace. È una cosa più forte di me. Cioè, quando una cosa mi piace. Non so che cazzo dirvi. Allora, freniamo forte qui. Frena. Sono arrivato lunghissimo. Ok, vai così. Qua ho sbagliato. Qua dovevo per forza usarlo. Oh no, però non mi va di ripeterlo. Già la seconda volta che la ripeto sta gara. Scusatemi se uso il rewind, ma quando parto così. Sull'erba. Sull'erba. Tutto brullo qui. Tutto deserto. Quindi sul deserto sono andato a girare. Sono l'unico che può dire di avervi dato la 999 sul deserto. Vai. Devo stare concentrato. Devo parlare di meno e stare concentrato. Perché quando sto concentrato faccio cose migliori. Invece quando parlo, sbaglio. Ok, vai così. Questa curva qui è bella lunga, quindi cerchiamo di tenerla. Un po' di freno di dietro. Guarda lì come si torce la moto in un modo incredibile. Va in torsione completa, va. Quella è la potenza del motore, Solo le moto con una grande potenza possono fare queste cose. Vedi qua. O le moto progettate male. Se una moto è progettata male fa sta cosa. Però qui la potenza che è veramente la belva sta moto. Questa moto qui la vorrei veramente. Anzi, se la Ducati me la volesse regalare. Signora Ducati, se mi vuole regalare questa moto, sono abbastanza contento. Costa un sacco di soldi, costa più di una macchina sta moto. Chi se la può comprare? Nessuno si può comprare sta moto. Costa più di una macchina. Però quanto è bella questa moto. E peraltro io non la porterei neanche in pista. La terrei sempre chiusa. Ok, vai così. Bella. Questa moto è veramente fantastica. Mamma quanto va. Vedete qua, poi a volte non si fanno recuperare. A volte stanno dietro di un chilometro, sti rincoglioniti. Non è che ho capito perché. Frena. Sono arrivato lunghissimo.
Sono arrivato lunghissimo, non è vero, non è vero. Qua sono caduto, qua cado sempre, cado. Non ho capito se c'ha i pneumatici un po' farlocchi. Ok, l'ho recuperata, va bene, usiamo i rewind, se ci sono li dobbiamo usare. No, se no anche voi vi abituate male. A non usare mai i rewind, poi vi abituate male, vi abituate. E non vi voglio abituare male. Vi ricordo sempre che per vedere giocare senza rewind c'è sempre Sutil. Ciao Sutil. Salutiamo anche Sutil, sono concentratissimo in questo momento. Che non voglio sbagliare, voglio portarmela a casa perché già mi sono rotto le palle di guidare questo, su questo tracciato. Guarda qui, tutto deserto, che cos'è? Sembra di essere nel deserto del Sahara. Ma però è bello, c'è questa curva qui che mi piace tantissimo. Con una moto diversa forse mi sarebbe piaciuto di meno. Anche se ogni tanto vedo tipo una linea in cielo nera, non ho capito che cazzo è. Ok, così, vai così. Mi hanno recuperato, ma la sto purtroppo... Cioè, papariando. Come si dice in Calabria, papariando. A Catanzaro si dice papariare, vuol dire prendersela comoda. Ok, vai così. Papariare vuol dire... è bellissima come parola, papariare. Te la sta papariando, sì, ma sto papariando. Infatti loro mi hanno recuperato, sti gran bastardi. Ok, ritorniamo a correre, va. Ok, ma sto troppo giocando così. Cioè, ovvio che mi recupera, ovvio che mi recupera. Se continuo a fare il cazzone in questo modo. Ma questo non lo recupero più, questo qui. Invece sì che lo recupero. Pirla, impara a fare le S. Impara a giocare in ogni cosa. Quando uno è bravo a fare le S si vede. Ok, me la sono presa comodissima. Sono proprio deconcentrato e loro mi hanno recuperato. Mi sta bene, mi sta bene. Adesso mi prendono la scia. Come minimo mi prende la scia e mi sorpassa. Ah, ma lo butto fuori, lo butto. Guarda, guarda lui che mi sorpassa qui alla fine. Ci penso proprio a farti sorpassare. Perché ho staccato così forte? Perché? Perché non sono tirato così tanto la curva? No, aspetta. Aspetta, ho sbagliato il pulsante. Perché l'ho tirata così tanto questa staccata? Che non aveva senso, non aveva senso? Ok. Basta spingermi. Fammi stare avanti. Che, guarda, alla fine sono andato a perdere la posizione. Oh, io qua la tento tutte, le tento tutte. Vai! Ma vaffanculo. Bella però, bella, ci voleva. Seconda posizione, ci accontentiamo della seconda posizione. Chi se ne frega, l'abbiamo vista questa moto. Ciao bello. 42, quanto me ne servono per andare negli anni 60.000 lì? No, che poi non ho capito cosa mi sblocca. Questo è il 2000, poi cosa c'è dopo il 2000? 2010 però. Aspetta, fammi vedere, cos'è? L'era moderna. E poi c'è le grandi vittorie. Ah, va bene. 50, ce ne mancano ancora 8. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre qui sul Ducati Official Game. Ciao.